incognite che pesano sul sottopasso del soccorso, il cantiere potrebbe slittare. Ladri in azione alla Pietà, smurata e portata via una cassaforte piena di soldi in una villetta. Abbattuti 15 pini nel giardino della scuola elementare durante le lezioni, la protesta di alcuni genitori. Le lezioni di Francesco Datini per gli imprenditori del futuro, domani la presentazione del nuovo libro di Rene Sanesi. Buona serata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo dello snodo del soccorso. Si prospetta infatti un nuovo ritardo sul cronoprogramma per la realizzazione del sottopasso al soccorso. Alla luce dei pareri negativi arrivati dall'ASL, d'ARPAT e dall'autorità di bacino in materia ambientale, il Comune di Prato ha infatti deciso di richiedere la via al Ministero. E intanto però si va avanti con la viabilità alternativa, quella che dovrebbe dare sfogo al traffico dei veicoli quando il cantiere del tunnel sarà aperto e inaugurata oggi via Tasso. Vediamo. La posa della prima pietra del sottopasso del soccorso potrebbe subire uno slittamento sui tempi, a generare in ritardo la richiesta del Comune al Ministero di assoggettare l'opera a valutazione di impatto ambientale in seguito ai pareri negativi espressi da ASL, ARPAT e autorità di bacino. A preoccupare i tre soggetti competenti in materia ambientale sarebbe in primo luogo la possibilità che dall'interramento del tunnel possa scaturire un effetto diga sulla falda, ovvero una barriera sulla circolazione delle acque sotterranee. Dalla relazione si evince poi il dubbio di ARPAT, formulato sulla base della progettazione preliminare di ANAS, che le operazioni di scavo possano essere effettivamente svolte al di sopra del livello di falda già in fase di innalzamento e al riparo dai rischi derivanti dal trasporto e dalla mobilitazione degli inquinanti presenti nel sottosuolo. Non ci fa timore perdere qualche mese in più su, lo ripeto, il più grande cantiere che questa città abbia mai conosciuto. Tanto che si parla però di questa falda, non potevate chiedere subito una valutazione di impatto ambientale prima di aspettare una settimana dal passaggio ad ANAS? Noi la via potevamo non chiederla, non era un obbligo da nessuna parte, noi potevamo tranquillamente aspettare la fase esecutiva e attendere lì le osservazioni di ARPAT e dell'autorità di bacino. Abbiamo noi per trasparenza scelto di fare in questo momento la richiesta di via sulle osservazioni che sono arrivate, ma potevamo tranquillamente fare finta di nulla perché non è questo il momento in cui quelle osservazioni e quelle situazioni devono essere risolte. ANAS, sotto la cui competenza la declassata entrerà a far parte dal 19 ottobre, ha rassicurato il Comune che le indagini ambientali richieste da ARPAT e ASL sarebbero comunque state effettuate nell'ambito della progettazione definitiva del tunnel. Dal Comune però si dà per assodato che qualche mese di ritardo ci sia e così appare chiaro che l'apertura del cantiere certo non si svolgerà nell'estate del 2019 come previsto nel cronoprogramma iniziale. Intanto è stato inaugurato il primo lotto di complanare, la viabilità alternativa propedeutica allo scavo del tunnel che collega via Roma a via del Purgatorio. Questa complanare è stata completata, la seconda complanare è in fase di realizzazione, nel senso che sono in fase di conclusione le procedure per l'esproprio delle aree. Entro la fine di novembre, ci dicono gli uffici, arriviamo all'acquisizione di tutte le aree e dell'edificio che serve per la realizzazione del collegamento tra la rotonda di Vianenni e vede il Purgatorio, e a quel punto partiranno poi le gare e i lavori che riteniamo possano partire all'inizio dell'anno prossimo. L'assessore all'ambiente del Comune di Prato, Filippo Alessi, è preoccupato per i dubbi espressi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli sulla terza corsia della 11. Il governo ci faccia sapere subito se intende andare avanti con quest'opera oppure no, lo deve ai cittadini, ha commentato Alessi. In pratica noi stiamo parlando di un'opera che sta andando avanti. Io, siccome ero rimasto a dichiarazioni che mettevano in dubbio, ora mi chiedo cosa sta accadendo, ecco, nel senso, io prendo atto però che l'opera va avanti. Noi notizie non ne abbiamo, l'unica cosa che sappiamo è che in questo momento nel nostro ufficio c'è un progetto esecutivo, quindi chiaramente io do per scontato, avendo il progetto esecutivo in ufficio che è appunto depositato da Autostrade, che quest'opera si farà e si farà anche velocemente. Chiaramente siccome per noi era fondamentale la questione delle barriere antirumore, io mi continuerò a muovere sulla versione della terza corsia. Se così non fosse, mi piacerebbe saperlo velocemente, perché ovviamente cambierebbe l'atteggiamento del Comune, perché immediatamente chiederebbe le barriere antirumore sulla situazione esistente. Quindi chiaramente c'è tutto un interesse adesso a capire che cosa accadrà nei prossimi mesi.
cioè, credo che sia importante per il comune, ma soprattutto direi per gli abitanti di Cafaggio, Casale e tutte le frazioni attraversate dall'autostrada. E passiamo adesso alla cronaca. L'adrenazione ieri sera verso le 20:30 in una villetta di via Bernardo Segni alla Pietà. Ignoti infatti sono entrati all'interno dell'abitazione in quel momento vuota e hanno smurato la cassaforte che conteneva diverso denaro in contante. E poi si sono dati alla fuga prima dell'intervento dei carabinieri. I vicini di casa, sentendo dei rumori provenire dall'abitazione vicina, hanno chiamato i padroni di casa degli imprenditori cinesi pensando che fossero loro i responsabili del frastuono. In realtà questi ultimi non si trovavano in casa, pertanto è scattato l'allarme ai carabinieri che sono subito intervenuti sul posto, ma i malviventi erano già fuggiti con il bottino. Un colpo da professionisti viste le modalità con cui è stato messo a segno. Sono stati abbattuti 15 pini nel giardino della scuola elementare di Paperino durante le lezioni. Alcuni genitori protestano e chiedono perché i lavori non sono stati fatti durante l'estate. Vediamo. Saranno tutti abbattuti i pini presenti nel giardino dell'asilo e della scuola primaria Ambracecchi in via dell'Alloro a Paperino. Le piante, una quindicina in tutto, saranno tagliate fin dalla base perché ritenute pericolose. L'abbattimento è iniziato da un paio di giorni ed oggi alcuni genitori hanno protestato perché gli operai di Consiag Servizi, incaricati dal comune, hanno lavorato con le piattaforme aeree sopra il tetto dell'edificio dove si stavano svolgendo le lezioni. Il taglio proseguirà fino a lunedì o martedì prossimo e il giardino sarà dunque inutilizzabile per tutta la settimana. No, la poteva fare d'estate, la potevamo fare, invece che ora, però... Un po' di disagio durante l'orario? No, vabbè, se piove no, però se c'è bel tempo loro non possono uscire. Capisco che possa essere un qualcosa per tutelare i ragazzi, ovviamente, perché ultimamente, in queste ultime anni, sono caduti tanti, però togliere gli alberi e non dargli più un'ombra, un posto dove giocare, insomma, anche l'ossigeno, quindi si dovrebbe cercare di capire, perché a noi non c'è stato comunicato niente, se verranno sostituiti, io spero, con altri alberi, ovviamente per far stare i ragazzi nel verde. Consiag Servizi, che ha effettuato il taglio su incarico del comune, fa sapere che gli alberi saranno sostituiti da altri tipi di piante entro l'anno. Piante più piccole che avranno bisogno di almeno 5 o 6 anni per poter garantire un po' di ombreggiature. Ai genitori preoccupati per i lavori durante le lezioni, il dirigente di Consiag Servizi, Marco Mascelli, risponde che sono state adottate tutte le cautele e gli accorgimenti di sicurezza e che i rami vengono tagliati a piccoli pezzi per evitare che cadano sul tetto. Allora, io abito lì di fronte e sinceramente vedo che adottano tutte le sicurezze possibili. Gli alberi danno noia, secondo me, perché quando piove e tira vento sono di molto pericolosi. Pericolo, meglio evitarlo, però... Con 3 mesi di vacanze potevano decidere prima di farlo. L'abbattimento, fa sapere Consiag Servizi, che ha 8 giardinieri e una sola squadra con un'unica piattaforma aerea per le potature di grandi alberi, è stato fatto soltanto adesso perché nel periodo estivo sono stati privilegiati altri lavori, come quelli su Via Roma, che hanno comportato la chiusura della strada. E restiamo sempre a Paperino, dove si sono conclusi gli espropri per la realizzazione del nuovo campo di calcio. Il progetto di riqualificazione della zona prevede anche un'oasi del WWF. Vediamo. Sono state apposte le firme ai documenti che sanciscono il passaggio dei terreni privati in via Lille a Paperino nelle mani del comune. Un atto necessario per gettare le basi del progetto che vedrà sorgere nell'area alle spalle della scuola elementare Ambracecchi 2 campi da calcio, una clubhouse e un'oasi del WWF. L'acquisizione dei terreni in realtà doveva essere completata a giugno e l'anno scorso di questo periodo si era detto che i lavori per il primo lotto sarebbero addirittura iniziati entro l'estate 2018. La burocrazia, come sempre, la fa da padrona, ci è voluto qualche mese in più di tempo, però siamo arrivati alla fine con l'acquisizione di questo lotto di terra e con un altro qualche metro più in là. E questo appunto ci consente di poter proseguire e di dare vita e atto alla progettualità che avevamo già pensato assieme anche ai cittadini di Paperino. Pensiamo di poter presentare la progettualità entro la fine dell'anno per un paio di anni di cantiere stimati.
Entro il 2021, quindi, sarà spostato in via Lille il campo regolamentare da calcio del Paperino, che attualmente si trova in via di Baciacavallo, con gli annessi bagni, spogliatoi e spazi della società. Lunghi e incerti i tempi per il secondo lotto, sul quale sono previsti campi supplementari per gli allenamenti e il calcio a 5 e l'osi naturalistica del WWF, per dare una casa ai rospi smeraldini che hanno proliferato a Paperino. I 300.000 euro che servono per dare vita a tutto questo devono ancora essere trovati. Per il primo lotto invece occorrono in tutto 580.000 euro, di cui 450.000 già accantonati dall'amministrazione. L'obiettivo è di trovare i restanti 130.000 euro nell'attuale variazione di bilancio. Buona ventura, era questo l'augurio che si scambiavano i mercanti ai tempi di Francesco Datini, e ha scelto significativamente questo titolo i renessanesi per il suo ultimo libro appena uscito, Per i tipi prestigiosi del mulino. Lezioni italiane di storia economica per imprenditori del futuro, recita il sottotitolo che spiega il senso di questo originale saggio. Il libro sarà presentato domani alle 17.30 nella sala consiliare del comune di Prato. Intervengono tra gli altri Angela Orlandi, Marco Cammelli, Valdo Spini e Luca Paolazzi. Modera l'incontro Cesare Peruzzi, direttore di Toscana 24 del Sole 24 Ore. L'incontro è aperto al pubblico e vediamo quindi l'intervista che il nostro direttore Gianni Rossi ha realizzato a Irene Sanesi. Dottoressa Sanesi, quali lezioni possiamo trarre per gli imprenditori di oggi e del futuro dalla vita e dall'attività di Francesco Di Marco Datini? Le ho chiamate lezioni italiane perché credo davvero che il nostro paese possa ridare quella visione umanistica all'impresa, che non è in fondo una contraddizione. L'imprenditore punta ragionevolmente al profitto, ma le lezioni italiane che ci dà Francesco Datini sono proprio quelle di un uomo, un mercante, quindi un imprenditore davvero ante litteram, che riesce insieme al profitto anche a creare valore per tutto ciò che gli sta intorno, per le persone, per la sua comunità, per l'arte e anche per il sociale. Un mercante a cavallo tra 300 e 400, ma che ha qualcosa da dire dunque anche all'uomo e all'imprenditore di oggi. È di una contemporaneità sconcertante, lui, come dire, come molti altri con lui, quindi non è un caso isolato, ha avuto una formazione molto robusta nelle scuole di allora, ha una grande propensione al rischio, all'innovazione, quindi al fare impresa a tutti gli effetti, e poi una grande attenzione al merito nella selezione dei suoi soci e collaboratori, per cui non soltanto capitale sociale, come dire, oggi all'interno delle sue aziende, intendendo proprio lo stock anche patrimoniale, ma capitale relazionale, capitale umano, che diventano appunto quelle lezioni contemporanee importanti anche per noi oggi. Se dovesse scegliere una lezione per il futuro tra le tante tratte dallo studio di Datini per gli imprenditori, quale sceglierebbe? Beh, in questo, come dire, mi sento di prendere, diciamo, l'esempio del Datini mecenate, il Datini quindi attento alla sua città a restituire parte importante anche dei suoi profitti, poi lo farà consacrando nel suo testamento l'istituzione del ceppo dei poveri di Prato. Questa è la prima lezione, e la seconda, beh, Datini reinvestiva l'85% dei suoi guadagni nelle sue aziende, soltanto una parte residuale minima era investita in quelli che potevano essere o potrebbero essere oggi titoli di Stato e gli immobili, quindi credere nella propria azienda e metterci quindi passione, motivazione, questa è una grandissima lezione. Tornasse oggi a Prato, Francesco Datini cosa direbbe agli imprenditori della nostra città? Credo che recupererebbe questo tratto eccezionalmente italiano, e quindi di nuovo scelte meritocratiche per soci e collaboratori, investimento nelle proprie aziende, reinvestimento degli utili, formazione permanente, perché in fondo davvero non finiamo mai di imparare. Il Museo del Tessuto si prepara ad accogliere i visitatori per una serie di eventi ed iniziative, la maggior parte ad ingresso libero e gratuito, dedicate a tanti temi diversi. Scopriamone di più nel servizio di Giulia Ghizzani. Filosofia, moda, tecnologia, musica e arte sono i temi della nuova programmazione che il Museo del Tessuto propone per la stagione ottobre 2018-gennaio 2019. Un calendario ricco e variegato che nasce, come accade ormai da alcuni anni, grazie alla preziosa collaborazione con enti ed associazioni culturali della città.
Questo è il nostro taglio, quindi esprimere contenuti importanti, scientifici che riguardano la nostra vocazione tessile della moda, però attingendo a tanti altri campi e soprattutto coinvolgendo tante altre realtà del territorio, associazioni e persone che ci portano un grande valore aggiunto. Si comincia giovedì 4 ottobre alle 17.30 con Tesori rivelati in Campolmi, un inedito viaggio alla scoperta dei fondi librari antichi della Biblioteca Lazzarini e del Museo del Tessuto. In tema di visite non poteva mancare poi la rinnovata collaborazione con l'associazione Artemia, che replica il format degli itinerari sul territorio, ma questa volta sulla Prato Rinascimentale nei sabati 6 ottobre, 17 novembre e 19 gennaio, alla scoperta delle tracce lasciate dai Medici. La mostra Drappi d'oro e Rinascimento sono al centro del nuovo ciclo di 3 conferenze il 25 ottobre, 22 novembre e 24 gennaio, organizzato insieme alla sezione pratese della Società Filosofica Italiana. Il primo sarà dedicato alla corte, al mondo della corte, il secondo appunto alle donne, al ruolo delle donne padrone del loro destino e il terzo al passaggio dall'amore cortese all'amore passione, dall'amor passion, che sarà tipico proprio dell'età europea, della civiltà europea. Rifò, startup pratese impegnata nella produzione di abbigliamento sostenibile, sarà invece protagonista della serata del 6 dicembre a partire dalle 18. Una serata di dibattito sul tema della moda sostenibile e sul movimento del slow fashion, partendo dal documentario The True Cost che diciamo inizia questo movimento e poi aprendo una serata proprio di discussione su queste tematiche. Non poteva infine mancare un appuntamento con la musica. Il 30 novembre alle 21 il museo dedicherà una serata a Iva Pacetti, la grande soprano pratese. Di recente il centro ha infatti acquisito un corpus di abiti, gioielli e accessori di scena appartenuti alla diva e indossati nel 1926 alla Scala di Milano per la prima assoluta della Turandot. A 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani e nel primo anniversario della visita di Papa Francesco a Barbiana, i vescovi della Toscana hanno scritto una lettera pastorale dedicata alla forza della parola. Il testo è stato presentato ieri a Firenze nell'auditorium della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Presente con un proprio intervento anche lo scrittore Eraldo Affinati, che al priore di Barbiana ha dedicato ben 2 libri. Perché i vescovi toscani hanno voluto questa lettera intitolata La forza della parola? La parola può formare o deformare. Con le parole si può incantare la gente oppure si può costruire le coscienze. La parola di Dio è certamente il punto di riferimento di tutto questo, però siamo in un'epoca di parole vuote, parole che promettono, parole che non realizzano, parole che sono distanti dal sentire della Chiesa. La Chiesa dunque è giusto che prenda la parola e i vescovi toscani nella patria della lingua è giusto che richiamino tutti al grande profeta della pedagogia che è stato il nostro Don Lorenzo Milani. Eraldo Affinati, qual è la forza della parola in Don Lorenzo Milani? Beh, la parola fa uguali, diceva Don Lorenzo Milani, e direi che oggi più che mai questo è vero. Non è più vero soltanto su scala locale, ma è vero su scala planetaria, per così dire. Tant'è vero che potremmo dire, a ragione veduta, che i ragazzi di Barbiana di oggi sono i ragazzi immigrati, che hanno lo stesso problema linguistico che avevano i bambini del Mugello ai quali si rivolgeva il priore di Barbiana. Quindi il tema della lingua è decisivo per comprendere fino in fondo la dimensione anche profetica di Don Lorenzo Milani. E ci spostiamo adesso in Val di Bisenzio, dove ha riaperto lo storico bar Trattoria Pieragnoli. Buoni gli auspici della terza generazione dietro il bancone della caffetteria, anche se la strada regionale 325 dà del filo da torcere, con auto che sfrecciano ad alta velocità e attraversamenti pedonali poco sicuri. Vediamo. Una scommessa sulla vallata e sulle sue potenzialità. Con questa premessa riapre lo storico bar Trattoria Pieragnoli alla Foresta, che dopo qualche mese di chiusura per farsi bello è tornato in attività.
A gestirlo Enrico Pieragnoli e il suo staff di 6 dipendenti, l'ultima generazione di Pieragnoli alla guida di quello che è stato il primo bar ad aprire nella Val di Bisenzio. Io ora sono terza generazione, questo ce l'aveva il mio cugino, la sua famiglia, l'abbiamo ripreso noi e cerchiamo di andare avanti. Abbiamo fatto una ristrutturazione molto importante, sperando di incrementare un po' il lavoro, anche se non ci si può lamentare perché siamo sulla strada di passaggio. Una strada di passaggio che è la 325, che per un locale ad alta frequentazione diventa una vera e propria arma a doppio taglio. Auto che sfrecciano ad alta velocità e strisce pedonali poco visibili, soprattutto di sera, possono diventare una trappola. Le macchine passano forti, l'illuminazione è poca e anche passare semplicemente sulle strisce è un'impresa. Ci vorrebbe, non so, un Velox, un DOS o qualche cosa per migliorare anche stavolta, perché alla fine siamo un paese. Tornerà a trasformarsi in un teatro il biscottificio Antonio Mattei, visto il successo ottenuto in queste giornate in cui il laboratorio di Via Ricasoli ha aperto le proprie porte al pubblico per una speciale performance teatrale in occasione dei 160 anni dell'attività. Lo spettacolo Il sogno di Ernesto, dedicato alla figura di Ernesto Pandolfini, sarà riproposto nel 2019, probabilmente nei mesi di gennaio o giugno. E intanto ci saranno anche altre due occasioni per vedere la rappresentazione, ovvero venerdì 26 ottobre intorno alle 19.15 e alle 20.30 circa, in collaborazione con Palazzo Pretorio, che festeggerà i 160 anni dal momento in cui è stata inaugurata la Galleria Comunale. In quella giornata sarà a disposizione dei visitatori un biglietto unico che consentirà, oltre al museo, di accedere al forno e di rivivere le emozioni dello spettacolo. Ha preso il via oggi pomeriggio il nuovo anno accademico della Libera Università di Promozione Culturale, oltre 50 lezioni aperte a tutti in programma fino a maggio 2019. Vediamo. Oltre 50 incontri da ottobre a maggio tra arte, storia, psicologia, letteratura, diritto, archeologia, ma anche giornalismo e fotografia, medicina e scienze e per finire lingue straniere. È sempre più ricco e variegato il calendario di lezioni promosso dalla Libera Università di Promozione Culturale, che quest'anno ha festeggiato i 35 anni di attività e che si è aperto con una conferenza sulla seta d'arte, i tessuti italiani dal XIV al XVII secolo, a cura di Daniela degli Innocenti. L'obiettivo di questa università è da sempre trasmettere cultura e trasmetterla in maniera accessibile. Ci siamo per questo organizzati per proporre ai nostri alunni una gamma di materie, cercando di toccare tutti i vari argomenti in modo da poter accontentare il pubblico più vasto. Devo dire che i corsi sono sempre più frequentati, direi più che i corsi le conferenze, perché di questo si tratta, essendo i nostri docenti tutti volontari. L'età è diminuita abbastanza negli ultimi anni soprattutto, e anche il rapporto, diciamo, tra numerico tra uomini e donne, diciamo, prima erano quasi soltanto donne, ora, diciamo, sono sempre molte più donne che uomini, però insomma non è più così marcato come qualche anno fa. E così ogni martedì e giovedì, a partire dalle 16, nella sede dell'Università di Via Caponi alla Pietà, si alternano oltre 30 docenti, pronti ad offrire alla città conversazioni su temi legati al mondo dell'arte, della storia, della letteratura, del cinema, della scienza e della musica. E quest'anno si è cercato, diciamo, di ampliare in quelle materie che vengono spesso richieste, come le scienze, quindi abbiamo, per dire, diverse lezioni di speleologia, però anche un omaggio all'artista Lella Rendesi. Insomma, si cerca sempre di ampliare il programma, di aggiungere argomenti nuovi, quelli che possono essere anche più richiesti. Diciamo che è un bel modo di passare il tempo insieme. Questo modo di fare cultura, questo renderla cioè fruibile a tutti, fa sì che anche il tempo speso insieme sia un tempo piacevole. E forse per questo anche tanti tornano molto volentieri di anno in anno. Ha debuttato a Firenze il libro aperto, il nuovo libro della scrittrice pratese Laura Nardi, che lo scorso fine settimana ha preso parte alla fiera svoltasi alla Fortezza d'Abbasso. Nardi ha avuto modo di avvicinare il pubblico in occasione dell'uscita in anteprima di Finché morte non ci separi, il terzo giallo da lei firmato, che ha subito riscosso interesse tra i lettori. Il libro verrà presentato anche nell'ambito della rassegna Un autunno da sfogliare il 25 ottobre alla Biblioteca della Fonte di Montemurlo e in altri incontri e firmati
fotocopie che si terranno nei prossimi mesi in città. Nona edizione per il raduno della solidarietà, la manifestazione ciclistica a favore dell'Emporio di Via del Seminario e al via anche Yuri Cake, il servizio di Massimo Biondi. Ancora un grande successo per la pedalata della solidarietà, inserita da quest'anno nel Criterium Italiano Gran Fondo Cicloturistico e giunto alla nona edizione. L'evento, nato per finanziare l'Emporio di Via del Seminario, è cresciuto anno dopo anno, coinvolgendo appassionati e pedalatori provenienti da tutta la Toscana e non solo, confermando, come sempre, il grande cuore del mondo ciclistico. Per contenere il cospicuo numero di partecipanti dell'edizione 2018, gli organizzatori di Avis Verag, capitanati da Piero Tempestini, hanno scelto l'accattivante location di Parco Prato per la partenza, con arrivo, pastaparti e premiazione finale in via del seminario. Festa finale quindi all'Emporio con un bilancio conclusivo davvero soddisfacente. È sempre un grande orgoglio poter vedere tutta questa gente riunita, che ride, che scherza, e quindi vorrei dire quasi l'aspetto agonistico va in secondo piano, perché è bello ritrovarsi tutti insieme e soprattutto quello che lega tutti è questo spirito di solidarietà che veramente trova negli sportivi sempre una risposta ottima. Non manca mai a dare il proprio apporto all'Emporio della Solidarietà e alla pedalata il signore degli anelli, Yuri Cake, da sempre tifoso di questo avvenimento. Fare una bella passeggiata in bici con una splendida giornata, un percorso bellissimo, tanti amici e in più fare del bene per le persone che ne hanno bisogno, questo è un binomio eccezionale. I ragazzi qua fanno un lavoro straordinario e quindi è il minimo, insomma, cercare di dargli una mano, e già essere presenti è molto importante. E passiamo adesso al calcio dilettanti, pareggio beffardo per la Zenit Audax a Borgo San Lorenzo, in promozione invece acuto del Malisetti Tobbianese che passa sul campo del Viace, il servizio di Massimiliano Masi. Equilibrio, tanto equilibrio. Nel campionato di eccellenza il comune denominatore di queste prime quattro giornate è proprio l'equilibrio. Nessuna squadra in fuga, il Valdarno è la nuova capolista, inseguito dal Poggi Bonsi che mostra i muscoli superando l'Antella per 2-0. In fase calante invece la Collegiana che viene superata in casa dall'oggetto misterioso Badesse. Rallenta anche la Fortis Juventus che proprio in zona Cesarini impatta con la Zenit Audax. Finisce 1-1 per la serie, tutti a mangiarsi le mani. Nelle zone basse della classifica, acuto della Bucinese che supera la Castiglionese, mentre la Rignanese regola il Porta Romana, al quale non è giovato il cambio d'allenatore. In promozione comandano l'Arcianese e l'Ampo, uniche squadre a punteggio pieno. I pistoiesi di Riccardo Agostiniani passano di misura sul campo della Sestese. I fiorentini continuano a deludere, sempre ultimi in classifica, un vero mistero. L'Arcianese invece regola in rimonta il Calenzano che fa harakiri proprio in zona Cesarini. Acuto di giornata nel derby pratese del Malisetti Tobbianese che espugna il campo del Viaccia. Paoli prima e Caggianese poi danno scacco alla squadra del tecnico Alessio Giugni che non riesce a pungere. Malisetti Tobbianese top, Viaccia flop. Giornata negativa anche per il Jolly Montemurlo. La squadra del tecnico Calamai sbaglia partita e il Monte Esperto li passa in scioltezza per 2-0 e nel finale solo un Masi versione saracinesca evita un passivo troppo pesante. Jolly Montemurlo davvero in giornataccia in un campionato dove l'equilibrio è sempre il comune denominatore. E facciamo adesso una breve pausa, ma rimanete con noi, torniamo tra poco con l'agenda e il meteo. Bentrovati, ed è il momento dell'agenda, scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani presso la Biblioteca Lazzerini alle ore 15 per l'iniziativa Un autunno da sfogliare, la cultura umanistica, primo di 8 incontri realizzato in collaborazione con l'Associazione degli Italianisti. Sempre per Un autunno da sfogliare, alle ore 18 nel piazzale esterno della Biblioteca Lazzerini in prossimità dell'opera Albero della vita di Chiara Spataro si terranno letture sulla natura e sulla vita.
verrà inaugurato domani alle ore 17 un nuovo punto prestito della Biblioteca Comunale Bartolomeo delle Fonti, presso il Centro Sociale Il Villaggio del Sorriso ad Oste. Nel medesimo orario, in via Bettino Ricasoli, si svolgerà Shifting Wave of Terrorism, European Migration and Political Violence, lettura interamente in inglese organizzata dalla University of New Haven. Presso il Salone Parrocchiale di Grignano, alle ore 21.15, si terrà invece il terzo incontro con le opere di misericordia come valore sociale, a cura di Don Simone Imperiosi ed Alessandro Martini, in collaborazione con la Misericordia di Grignano. Per concludere, alle ore 21.30, presso l'Officina Giovani, On Stage Teatro, La Guerra del Gabbius, scrittura scenica tratta dai Diari di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Salve, una buona serata a tutti gli amici che ci seguono da casa. Andiamo subito a vedere come si evolveranno le condizioni meteo nei prossimi giorni sulla Toscana. Lo vedete, la perturbazione ci ha interessato fino a questa mattina. Si sposterà sul Mediterraneo meridionale, un campo di alta pressione tornerà a dominare la scena su gran parte dell'Europa centro-occidentale. Il bel tempo tornerà anche sulla nostra regione. Già da domani, lo vediamo anche da queste immagini, la mattinata prevalentemente soleggiata. Fate eccezione per la possibile formazione di locali, banchi di nebbia, soprattutto sulle vallate più chiuse del Senese e dell'Aretino in rapido dissolvimento. Per il resto ci attende poi un pomeriggio prevalentemente soleggiato con al più qualche modesto addensamento sui rilievi, venti ancora di grecale ma in ulteriore attenuazione. I mari si presenteranno infatti prevalentemente poco mossi sotto costa, mossi solo a largo. Le temperature minime localmente in calo, le massime torneranno invece a salire. Domani sarà un'altra giornata con temperature decisamente gradevoli nel pomeriggio. Uno sguardo anche alla giornata di giovedì. Poche le variazioni, un'altra bella giornata con un clima soleggiato e asciutto, con temperature massime che raggiungeranno 25-26 gradi sulle zone più calde del territorio. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per domani alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci.